Bentornati dopo un triliardo e mezzo. No, aspetta, devo contare bene. Allora, dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.000 anni a cepicchia. Finalmente sono tornato. Perché quel punto di domanda? Ah, giusto, vero, vero. Beh, non è ancora sicuro se sono tornato, perché ho trovato un po' di tempo libero per registrare, dato che oggi c'è un po', no, tempo, ma anche voglia, soprattutto la voglia di registrare, dato che sono tornato a casa da scuola alle 11. Non lo so, ho detto, è stato tipo il sesto giorno che mi sono chiesto, dato che ho un po' di tempo libero, cosa faccio? Registro o faccio qualcos'altro? Beh, le altre 5 volte ho detto faccio qualcos'altro, perché dicevo, no, dato che non registro da un sacco di tempo, avrò perso non so quale esperienza di registrare, quindi ho detto, no, perdo semplicemente tempo, tanto vale fare qualcos'altro. Oggi però ho detto, ma sì, dai, proviamo, perché no, tanto al limite ho il pomeriggio libero. Beh, devo studiare, tra l'altro. Vabbè, ma poi ho il pomeriggio libero. E dopo questo discorso iniziale, direi di iniziare questa parte. E non registro una parte di Mario 64 da 3 mesi. Quasi, sì, forse anche 3 mesi puri. Cioè, non registro proprio niente da 2 mesi. Praticamente questa è la prima volta che registro da quando è ricominciata la scuola. Quindi immaginate, sono tutto arrugginito praticamente per registrare. Anche se, in questo momento mi sembra che l'ultima volta che abbia registrato sia stato, non so, 2 settimane fa. Va bene, iniziamo questa parte. E vi ricordo che dovevamo fare il livello 12. Sì, perché è l'11. Sì, 6 sono. Quindi iniziamo il livello 12. Questo è uno dei mili... sì, ciao. Torno e già subito inizio a impappinarmi. Questo è uno dei miei livelli preferiti. Qui c'è una bellissima vita. Lo sapete che l'unica cosa che so dire è bellissima, robe del genere, su tutto. Tutto è bellissimo, praticamente. E... pratica, dobbiamo arrivare in cima alla montagna per questa prima stella. E iniziamo bene. Dai. Pro Gaming. Eccolo qua. E proseguiamo. Va bene, non mi interessano le monete rosse per ora. Comunque spero di riuscire a fare tutte le 6 stelle in questa parte. Anche se ne dubito, perché ho fatto 2 minuti di discorso che... sì, non sarà interessata a nessuno. E comunque, se per caso c'è qualcuno, oltre a quelli che si sono disperati per il fatto che sia tornato, forse parlo per quelli che forse sono felici del fatto che sia tornato. Ecco, ho già detto prima, non è ancora sicuro che sia tornato. Perché sono molto più impegnato rispetto all'anno scorso. Non sto parlando in fatto di scuola, ma proprio di fatto in generale sono molto più impegnato rispetto all'anno scorso. E quindi, oltre ad avere meno tempo, ho soprattutto meno voglia di registrare. Perché continuo a pensare che perdo tempo, robe di questo genere. Però oggi, dato che non sapevo cosa fare, ho detto, sì, dai, provo a registrare una parte. Va bene, qua cosa dovevo fare? Mi sembra che dovevo arrivare fin là. Ah, occhio questa nuvola, perché soffia il vento e ci fa... oltre a... praticamente...
farci volare via, ci fa perdere pure il cappello. Ok, qua non riusciamo a saltare bene. Vabbè, ci sono riuscito. Ok, quindi cosa interessa a me di quelle monete? Non è che magari c'è qualcos'altro. No. Ok, in ogni caso siamo arrivati finalmente. Vabbè, finalmente, ci ho messo 3 minuti. Altro che finalmente. Dovrei dire, ci ho messo così poco. Ma lo sapete come sono fatto io. 84 stelle. Va bene, adesso c'è la seconda stella. Entrami! Che è il mistero del... Ah, sì! Quanto odio quella scimmia, la odio a morte. Vabbè, stavo pensando magari di tagliare finché arrivo su, perché tanto avete visto com'è il percorso. Quindi, ma sì, dai, taglio finché non arrivo al punto che ci interessa. Quindi ci vediamo dopo. No, non è questa scimmia, se per caso l'avete pensato. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Per questa volta sei graziato perché sono buono, ma la prossima no. Eccoci qua. Allora, ecco, la vedete già. Cosa? Cos'è quella stella? Non me la ricordavo che c'era una stella là. E soprattutto, come cavolo faccio ad arrivarci? Vabbè, in ogni caso è questa, quella stella in gabbia è quella che ci interessa. Cioè, dimmi te se non doveva succedere. Cioè, ti sembrava pure che non dovesse succedere? Vai via, stupida scimmia del cavolo. Va bene, dato che sono caduto e sono caduto ancora, ci ritroviamo sopra. Ah sì, ecco come si fa. Vabbè, ve lo farò vedere quando la dovrò prendere, ma comunque ho capito come si fa. Vabbè, dato che ormai sono arrivato, non taglio, riprendo subito da qua. Ok, voglio fare... No, non ci sono riuscito. Volevo praticamente rimbalzare sui Goomba senza cadere là. Però, vabbè, non ci sono riuscito. Allora, non ho voglia di rifare la strada, quindi meglio andare piano senza cadere. Ok. Allora. Adesso dobbiamo prenderla, sta scimmia del cavolo. E non è facile. Anche se lo può sembrare. Ah, invece l'ho presa subito. Ah, lasciami andare. Ero solo un... che ne so. Vuoi fare un gioco? Sì, vabbè, in pratica ci dice... Se mi lasci andare ti farò vedere un bel segreto. E io ho voluto farla andare per fare in modo che gli faccia vedere questo segreto. Pratica, cosa fa? Ci prende la stella, libera la stella dalla gabbia. Adesso si fa il figo e ci dirà, guarda adesso cosa faccio. Ah no, si è messo solo a ridere. Va bene, voglio provare a prenderla al volo. La prende al volo. Questo è puro pro gaming. In ogni caso siamo a 14 minuti, però non so quanto siamo con tutti i tagli. Penso 10 minuti. E le 8 monete rosse. No, le 8 monete rosse non sono così difficili in questo livello, perché si trovano 4
cioè vicini sia in pratica qua, come avete visto prima. E le altre quattro si trovano anche quelle molto vicine, come queste praticamente, solo che sono in un altro punto. Ok, questo punto non è così facile come può sembrare, però dato che ormai l'ho fatto parecchie volte non mi dà più problemi, ho capito qual è il suo punto debole. Le altre quattro sono qua sopra invece. Dai, muoviti, mica non voglio di perdere tempo. Ah no, non devo saltare da qua, ma da qua. Basta che dimagrisci un po' e non lo so. Vabbè, dimagrisci un po' e poi ci riuscirai. Inutile che ti incazzi, te l'ho detto. Se è la verità, è la verità. Altro che supereroe. Altro che Super Mario, Ciccio Mario ti dovresti chiamare. Si va pure bene, Ciccio Mario. Ok, va bene, Ciccio Mario, prendi la stella. Senza fare cavolate. Bravo. Così si fa. Dai, che più stelle prendi, meno diventi Ciccio Mario e più diventi Super Mario. Va bene, la terza stella di questo livello. Ma non potevano fare sto quadro un pochettino più grande? Dico, un pochettino. Almeno non si deve fare ogni volta un'impresa per entrarci. Oh, il mistero della montagna. Questa sì che è bella. Ok, sto per fare una cavolata. Volevo prendere quella stella, ma... No, in ogni caso non è quella la stella. Almeno credo. In ogni caso, ma ci può arrivare Ciccio Mario facendo un salto in lungo? No, mi sa che è troppo ciccio. Ringhia quanto vuoi, Mario. Mi sapevo che eri anche un dog Mario. Va bene, comunque dobbiamo arrivare praticamente dove c'è quella nuvola. Se non sbaglio è lì il segreto. Oh, non sono caduto finalmente. Non ce la facevo più di cadere sempre in quel punto. Ok, credo dobbiamo scendere qua in basso. No, è solo una strada alternativa invece qua. Vabbè, provo in ogni caso a vedere cosa c'è. Magari è proprio qua. No, infatti era solo una strada alternativa. Più lunga. Ok. Ecco qua. Attenti. Entriamo qua. Dai, lo so che si può... attenti alla nuvola. No, era qua forse. In pratica c'è una parete invisibile. Ah, eccola, è qua. E indovinate dove andiamo? In uno scivolo. Ok, da quel che ricordo non era tanto facile questo scivolo. Da quel che ricordo. Ok, qua dove si deve andare? Di qua mi sembra. Vai! Cavolo! Ah, Ciccio Mario del cavolo!
No, non era questa la strada, ecco, visto. Ciccio Mario del cavolo. Ti fucilo. Ti fucilo, Ciccio Mario del cavolo. Il tuo logo non dovrebbe essere M, ma CM, Ciccio Mario. Va bene, ah, riparto subito da qua, pensavo che dovevo rifare tutto. Infatti ti stavo per dire, va bene, ci ritroviamo là, ma in realtà no. Non c'è bisogno. Ok, adesso rallento prima e non faccio come ho fatto prima, praticamente, che alla fine ho sbagliato la strada. Dai, Ciccio Mario. Ma perché fai così schifo? Tu mi devi sempre far disperare. Ah, a proposito. Ah, sì. Sì, sì. No, stavo pensando qual era il livello 13. Adesso mi è venuto in mente. Se non sbaglio, l'avevo già detto che il livello 13 aveva una particolarità. Ve lo dirò nella prossima parte. Ok, ho capito che devo saltare quando arrivo in quel punto. Giusto? No. Sbagliato però. In ogni caso ce l'ho fatta. Che fortuna. Ok, adesso sono nei cavoli perché non posso più saltare in questa posizione. Ah, sono già arrivato. Beh, allora non era così difficile come mi ricordavo. Dai, Ciccio Mario del cavolo. Oh, ma mi devi far incazzare allora. Ho capito, sei troppo ciccione per scalare quella... quella parte in discesa, la ripida. Va bene. Questa è la quarta stella. Sì. Sì, sì. Sì, è la quarta stella. No, ma forse in questa parte dovevo prendere anche delle 100 monete adesso che mi viene in mente. Non mi ricordo. Let's go! Vabbè, ormai. Aspetta, non so che stella è. Prova a prendere quella in ogni caso. Vediamo se ci riesco ad arrivarci con un salto in lungo. No, ma vai, troppo lontano. Però ci provo lo stesso. Infatti, è troppo lontano. Devo attivare il cannone, ma non mi ricordo dove si attiva. Ah, non mi ricordo proprio per niente dov'era la buonomba. Ah no, forse mi ricordo dov'è. Il cannone penso avete visto dov'è. Si era visto prima. Beh, perché non si è fatto niente Mario? Ci ha fatto il solito verso che fa quando si fa male, ma non si è fatto niente praticamente. Ecco. Perché sempre? Sempre devo fare il fighetto e poi va a finire male. Va bene, terzo tentativo. Sarà quello buono. Allora, il cannone era qua. E la buonomba mi sembra che era vicino al cannone.
In ogni caso, come quarto tentativo. Dai, vediamo come va a finire allora il quarto. Ma come si fa ad arrivare fino al cannone? E soprattutto quando sei sceso là, come fai a risalire? Non si può. Boh. Pro gaming. No, ditemi se questo non è pro gaming. Oh, ecco, questa sì che è una buona visuale. No, non è là la buon'ombra. E soprattutto non so come faccio ad arrivarci. Vabbè, per arrivarci penso devo fare così. Ecco, esatto. Ah, ok. Dai, ma sono sicuro che qui c'è la buon'ombra. Da qualche parte c'è. Invece no. Adesso immagino già che devo uccidermi per tornare sopra. Ah, c'è il vento. Ecco perché mi diceva il vento pericoloso così. Perché c'era il vento che mi portava su. Va bene. La buon'ombra allora credo sia qui. Credo. Nei paraggi qua. Sì, ma prima mi sembra proprio di averla vista qua. Cioè, se no non so dov'è. Che stress, mi. Dove cavolo è quella buon'ombra là? C'è proprio zero idee dove... dove sia. Vabbè, provo ad andare avanti, magari la trovo. Ah, eccola qua, ecco. Isso, era qua infatti. Grazie. Col cavolo, grazie. Va bene, adesso non dovrebbe essere un problema arrivare lì dove c'è la stella. Anche se sembra abbastanza un'impresa centrare la stella. Quanto odio questo punto, cavolo. Va bene, vediamo un po'. Sì, non dovrebbe essere un'impresa. Penso che così dovrei prenderlo. No. Va bene, quindi credo che dovrei... Sì, quindi dovrei mirare un pochettino più in su. Perlomeno per atterrare sul fungo. Ok, eccoci. Allora. Così dovrebbe andare bene. Non penso sia troppo. Ok. Per
per proprio pochissimo. Cioè, è assurdo, eh. Mamma mia. Entra! Sto per... Guarda, ma proprio pochissimo, ma proprio pochissimo, mi sto per innervosire. Ma no, Mario, non preoccuparti, ma proprio di pochissimo mi sto innervosendo. Ma proprio poco. Ciccione del... Cavolo. Non mi interessa niente se mi hai sentito, sai? Va bene, proviamo così allora. Ti pareva. Allora, devo capire. Non è che sto mirando troppo in alto, sto mirando troppo in basso, è per questo che non la prendo. Riproviamoci di nuovo. Vai così. Oh, ma non è possibile però, eh. Ah, prima troppo in basso, poi troppo in alto, e come cavolo lo vuoi sto cannone? Dai, Mario, nel momento di fare I Believe I Can Fly. Game over. Beh, alla fine è successo. Alla fine è successo, ho fatto il primo game over. Okidoki. È tutta colpa tua, Ciccio Mario del cavolo. Ciccio Mario. Ciccio Mario. Te lo dico all'infinito, non mi interessa quanto ti possa quanto questo ti possa innervosire. Puoi anche esplodere per me. Cioè, vi ho fatto fare il primo game over del gioco. Ciccio Mario del cavolo. E questa sarà la sesta volta che te lo dico, Ciccio Mario. Fini di darti una mossa stavolta. No, dai! Per forza, dato che ho fatto game over. Cioè, devo riattivare il cannone. Vediamo se riesco ad arrivare direttamente là sopra. No. Beh, come potete ben vedere, ho solo un tentativo. Perché sono già tornato a zero vite. Allora. No, stavolta ce la faccio, sono sicuro. Prima avevo mirato così, era troppo in alto. Quindi ora miro così e dovrebbe andare bene. Finalmente! Cavolo! Non ce la facevo più! Chissà cavolo di stella. Che tra l'altro era pure quella sbagliata. Vabbè, tanto dovevo farla. Allora era la stella del fiume, quella dentro il fiume. Va bene, cioè io sono a 45 minuti di video, quindi meglio che taglio. Non so come cavolo ha fatto a salvarmi, però mi sono salvato, cavolo. Mi è andata più che bene. No, ti prego. Non voglio fare game over ancora. Ok. Ok, un cavolo. Allora, avevo detto che mi ricordavo come si prendeva, ma in realtà non me lo ricordo. Mi sa che devo proprio fare così. No. Non ci arriva così, eh. Va bene. Allora. Meno male che almeno sei caduto qua. Va bene, allora. Come cavolo si fa? Oh, finalmente! Finalmente! Non fare il pappagallo.
finalmente finisce questa stressante cavolo di parto. Quindi ci vediamo alla prossima parte. Ciao.